Salve cinghialotti, bentornati nel canale. Sono Grifias ed eccomi qui con un nuovo video. Oggi parleremo di Hero Defense, un tower defense misto GDR sviluppato dalla Happy Tuesday. Premetto che sono sempre stato un appassionato di genere di tower defense, però ultimamente non riuscivo a trovarne uno che mi soddisfasse in pieno, in quanto magari erano troppo votati all'azione. Questo invece è molto più tattico e molto più riflessivo rispetto ai recenti che ho visto. Di conseguenza vi preannuncio da ora che il mio giudizio sarà abbastanza positivo al riguardo. Ma vediamo subito com'è strutturato. Anzitutto avremo il nostro hub iniziale, o la nostra città come vogliamo dire, la quale non sarà da subito disponibile. Infatti per sbloccare i vari edifici dovremmo proseguire nella campagna principale. E ovviamente li sbloccheremo quasi subito, poiché gli edifici all'interno della città servono principalmente per potenziare i nostri eroi. Quindi avremo l'università che ci permette di sviluppare nuove abilità all'interno dei rami di ogni eroe, e la forgia che ci permette di equipaggiare rune alle nostre armi, che andranno a influire ogni volta che durante una sessione faremo un power up del nostro eroe. E la banca che ci permette di coniare le monete d'oro con le gemme, che le gemme e le monete rispettivamente servono una per le gemme per potenziare insomma gli edifici, mentre l'oro serve per potenziare l'università, per esempio le gemme servono per potenziare la forgia e così via. Comunque inoltre ci sarà anche all'interno della città sempre l'università, che semplicemente ci diciamo che è un archivio dove vengono conservate tutte magari le schede dei mostri, dei personaggi e così via. Usciti quindi dalla città ci troveremo nella mappa del mondo, dalla quale avremo accesso alle varie aree dove effettueremo le nostre campagne. E la storia piano piano che andremo avanti sbloccherà nuove aree naturalmente. Per ogni area avremo a disposizione diversi livelli di difficoltà che si sbloccheranno man mano che noi le completeremo, e in più tre sottomissioni che andranno affrontate a qualsiasi livello, è indifferente questo, le quali ci daranno delle ricompense extra. Queste sottomissioni possono essere semplicemente di terminare la sessione senza subire danni, o magari di utilizzare solo un eroe e così via. Insomma, sono diciamo delle sfide in più che abbiamo all'interno delle nostre campagne. Una volta selezionata quindi l'area o la campagna che ci farà proseguire nella storia, avrà così inizio la nostra partita. E qui quindi vediamo com'è veramente strutturato il gameplay del gioco. Essenzialmente avremo a disposizione i nostri 4 eroi, che anch'essi verranno sbloccati man mano che avanzeremo con la campagna principale, e ognuno di essi ha effetti diversi su nemici diversi. Di conseguenza dovremo stare attenti, magari se vediamo che nella nostra prima ondata ci arriva un determinato nemico, dovremo decidere quale nostro eroe è più consono alla situazione. Di conseguenza dovremo anche decidere se magari fa scendere in campo subito un altro eroe, o magari solo potenziare il nostro per il momento. E magari il fatto che siano solamente 5 eroi alla lunga può sembrare un po' limitativo, e difatti questo forse è l'unico neo che trovo al gioco. Insomma, è la cosa che mi ha dato un pochino più fastidio. Magari avrei preferito avere un numero maggiore di personaggi, in modo da poter schierare più unità all'interno del campo. Infatti noi alla fin fine potremo schierare solamente i nostri 5 eroi, non di più. L'unica cosa che oltre a loro potremo schierare sono delle sorte di potenziamenti. In determinate aree della mappa infatti sono presenti degli specie di ingranaggi con i quali, andando ad interagire, potremmo creare o potenziamenti specifici per i nostri eroi o potenziamenti generali, che magari possono semplicemente aumentare il raggio d'azione o magari darci degli orb. Gli orb sono praticamente la moneta che serve per evocare o potenziare i nostri eroi all'interno della campagna. E tale moneta viene data essenzialmente nel momento in cui colpiamo i nemici, e se abbiamo delle abilità particolari magari ne aumentiamo anche la quantità che ci viene data, o se no appunto tramite questi potenziamenti che possiamo mettere all'interno della mappa.
Ovviamente non è detto che dobbiamo metterli per forza noi, ma in determinate mappe troveremo già dei potenziamenti disposti, insomma. L'unica cosa è che questi non potranno essere spostati, dove sono, li rimarranno. Stessa cosa per noi, che quando andremo a posizionarli, rimarranno lì. E questo magari è un altro neo, poiché comunque non potremo piazzarli dove pare a noi, ma solamente nei punti che ci verranno segnati. Invece, per quanto riguarda gli eroi, dopo che li avremo schierati, potremo spostarli a nostro piacimento lungo la mappa. E che si rivela fondamentale, poiché non sempre, a seconda di dove lo piazziamo, riusciremo a fermare completamente le ondate di nemici che ci arrivano. Naturalmente, man mano che proseguiremo nella campagna principale, la difficoltà del gioco aumenterà, quindi riceveremo più ondate, il numero di nemici aumenterà, i percorsi da loro compiuti cambieranno. Determinate mappe hanno più strade che possono essere percorse. E naturalmente dell'ondata noi sapremo in quale direzione passano, poiché ci verrà fatto vedere visivamente tramite un sentiero di luce, diciamo, dove ci indica appunto il percorso che percorrerà l'ondata. Inoltre, guardando le figure in alto delle ondate che ci aspettano, a seconda del colore, sappiamo già qual è il percorso che percorreranno, perché all'inizio comunque già avremo una visuale completa della mappa e dei percorsi possibili. Un'altra peculiarità del gioco è il fatto che, man mano che proseguiremo, ci troveremo quasi costretti a dover rifare le mappe già completate, quindi diciamo a farmare un pochino, magari facendole a difficoltà più alte e così via. Questo perché per procedere nella campagna principale avremo sempre un numero minimo richiesto di stelle per poter proseguire. Le stelle sono appunto il grado che otteniamo quando completiamo una mappa. Di conseguenza a livello facile sarà una stella, a livello medio saranno 2 stelle, a livello difficile 3 e così via, insomma. E sicché diciamo questa cosa blocca un po' il giocatore, quasi come se volesse essere messa apposta per allungare il brodo, diciamo. E diciamo che sono punti di vista a questo punto, può piacere o meno questa situazione. Personalmente non la apprezzo, però non mi dà nemmeno particolarmente fastidio, poiché essendo anche un po' un perfezionista tendo sempre a rifare le vecchie mappe per completarle al 100%, insomma, quindi tutti i gradi di difficoltà e le tre varie sottoqueste che ci sono disponibili. Inoltre, ovviamente, al completamento di ogni mappa, l'esperienza che riceviamo andrà a influire sul livello del nostro eroe. E l'aumento di livello dell'eroe sta a significare quindi incremento di statistiche e punti da poter spendere nei loro rami di abilità, i quali si rivelano fondamentali per salire di livello e per potenziare quindi i nostri personaggi. Perché se non metteremo punti, ben presto ci troveremo totalmente bloccati, perché i danni che faremo non saranno adeguati, e insomma, risulterà veramente impossibile proseguire. Ecco appunto perché dicevo all'inizio che comunque è un misto di GDR, non solo un puro tower defense. Gli incrementi quindi non sono solamente all'interno delle sessioni, ma anche al di fuori. Quindi diciamo che comunque c'è una leggera pianificazione anche all'esterno dei combattimenti. Analizziamo il gioco a livello tecnico invece. Se da un punto di vista prestazionale non c'è niente assolutamente da dirgli, in quanto non ha rallentamenti né cali di framerate o bug di sorta, da un punto di vista grafico magari qualcosina in più poteva essere fatto. Per carità, è comunque gradevole a vedersi, lo stile artistico non mi dispiace affatto, però diciamo che se fosse stato un pochino più curato, soprattutto negli scenari, non sarebbe dispiaciuta la cosa, insomma. E con questo direi che ho detto tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda, come al solito, non esitate a commentare. E noi ci vediamo con il prossimo video. Un saluto a tutti, ragazzi.